Si fa un gran parlare di didattica delle competenze. Da più parti, anche da parte ministeriale, la si indica come uno dei compiti da assumere nella trasformazione della scuola. Ma cosa significa didattica delle competenze? Spesso si usa questo termine con significati diversi, io provo a dire quello che mi sembra di averne capito. E mi sembra di aver capito che parlare di didattica delle competenze significa parlare di uno spostamento di attenzione da quello che è il programma a quello che sono i risultati dell'apprendimento, da quello che è un elenco di contenuti che l'insegnante deve erogare verso un elenco di prestazioni che lo studente deve saper svolgere alla fine del percorso formativo. E quindi significa parlare di uno spostamento di centralità, di passare da quello che è un sistema con centralità del docente, centralità del percorso didattico, centralità della scuola, verso un altro modello in cui la centralità è la centralità dello studente, la centralità è quella del risultato dell'apprendimento, la centralità è quella della società, del mondo del lavoro, all'interno della quale la competenza si gioca e viene verificata. Ci sono diversi documenti europei che possono essere assunti come riferimento per le definizioni che danno e le spiegazioni che danno relativamente alla competenza. Una di queste è la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. In questo documento si dice che per competenza si intende una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini adeguate per affrontare una situazione particolare. Un altro documento importante è l'EQF, l'European Qualification Framework for Lifelong Learning. Qui si dice che la competenza è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Importante documento di riferimento, in particolare per gli indirizzi informatici, è l'ECF, European E-Competence Framework. In questo documento si dice che la competenza è un'abilità dimostrata di applicare conoscenza, skill e attitudini per raggiungere risultati osservabili. Queste definizioni non sono identiche l'una con l'altra, ma si assomigliano fortemente. Intanto, in tutte e tre c'è questa sorta di tripartizione. Conoscenze, abilità e attitudini, dice la raccomandazione, conoscenze, abilità e capacità personali, sociali o metodologiche, dice l'EQF, conoscenza, skill e attitudini, dice il documento dell'ECF, dove il traduttore italiano ha preferito in questo caso lasciare il termine inglese skill anziché tradurlo con il termine abilità, che in qualche modo suona più restrittivo. E poi, in tutte e tre le definizioni, c'è questo aspetto per affrontare una situazione particolare, da utilizzare in situazioni di lavoro o di studio per raggiungere risultati osservabili. Cioè, in tutti e tre i casi si sottolinea come la competenza sia qualcosa che va giocata in situazione, sul campo e deve dar luogo a risultati osservabili. Provo a schematizzarlo con questa immagine. Ci sono allora conoscenze, abilità e attitudini o capacità personali, sociali e metodologiche che sono le basi costituenti della competenza, ma la competenza è la capacità di mettere insieme quei tre elementi, conoscenze, abilità e attitudini, in una situazione particolare per ottenere dei risultati. Potremmo, ai termini conoscenze, abilità, attitudini, sostituire o accompagnare quelli che a volte si usano di saperi, saper fare e saper essere. Bene, cosa ne consegue per quanto riguarda la didattica? A mio parere quattro elementi. Uno, che esplicitare questa articolazione può facilitare la motivazione dello studente e la sua partecipazione cosciente al processo di apprendimento. Definire quale competenza si intende raggiungere significa dargli un'indicazione di risultato giocabile nella società e nel lavoro, ma articolare le conoscenze, le abilità e le attitudini che sono alla base di questa competenza significa dargli degli obiettivi singoli facilmente comprensibili da raggiungere durante questo percorso di sviluppo della competenza e come strumento per raggiungere la competenza. Due, sicuramente
L'aspetto conoscenze e l'aspetto abilità possono essere declinati in modo ben comprensibile, possono essere facilmente verificabili dallo studente stesso e dall'insegnante nell'insegnamento disciplinare e anche in quello interdisciplinare. L'aspetto delle attitudini richiede sicuramente un'attenzione giocata a livello di consiglio di classe, di collettivo degli insegnanti. Ma, punto 4, non basta assicurare il raggiungimento di una serie di conoscenze, di una serie di abilità, di una serie di attitudini, perché bisogna abituare lo studente a mettere insieme, a vivere sul campo, a far vivere sul campo, a combinare fra di loro questi suoi patrimoni per affrontare situazioni concrete. E quindi se è questa la competenza che bisogna far raggiungere allo studente, è necessario proporgli all'interno del percorso scolastico delle attività in cui si devono affrontare situazioni concrete, in cui si devono produrre risultati osservabili, giocandosi le conoscenze, le abilità e le attitudini acquisiti o in via di acquisizione. E quindi risulta importante organizzare attività di stage, attività di area di progetto, attività interdisciplinari che abbiano questa caratteristica di porre gli studenti in situazioni concrete in cui operare. Grazie per l'attenzione.